Lui è un po' lo zio che tutti noi abbiamo nel garage che fa i lavori. Non so come dire, io purtroppo non sono riuscita a trovare su YouTube le sue interviste. Perché purtroppo non sono state ricaricate non le sue interviste, ma la sua confessione. Perché è veramente molto interessante e l'ho vista a spezzoni in un documentario. Allora, qui ho scelto, per raccontarvi questo caso, ho scelto una linea narrativa un po' sui generis, che purtroppo non so per quale motivo, ma su YouTube hanno tolto tutto. C'era anche, tra le ricerche, intervista a Donato Bilancia, Paolo Bonolis. Paolo Bonolis ha intervistato Donato Bilancia? E qui ho detto, wow, e però non l'ho più trovata. Non l'ho più trovata. Quindi, cioè, era nei suggerimenti, perché io scrivevo intervista Donato Bilancia, per vedere se c'erano delle interviste, e come suggerimento c'era Bonolis. Quindi ho detto, e però non l'ho trovata su YouTube, quindi non la possiamo, non l'ho trovata. Allora, cercherò di farvi una narrazione un pochino più interessante a livello narrativo, al posto che dirvi, ok, lui ha fatto questo, era così, prima vittima questa, prima, seconda, eccetera. Ho cercato di costruire un po' di suspense. Quindi, cominciamo dalla storia di Lorena. E niente, scusate, ho messo il gatto dietro, ho detto che cazzo. Allora, Lorena. Lorena è una prostituta, stavo dicendo prostituta transessuale, insieme era diventata una transessuale. Era una prostituta transessuale ecuadoregna di 28 anni. Era e lo è ancora, perché adesso non so se magari ha cambiato lavoro, però non, insomma, sappiamo di questa notte proprio perché ce l'ha raccontata Lorena. E lei racconterà che nella notte tra il 23 e il 24 marzo del 1998, quindi sì, è passato un po' di tempo, ma neanche tanto, stiamo parlando di omicidi avvenuti tutti tra il 97 e il 98 e tanti omicidi, quindi vi tremano le chiappe, perfetto. Tra il 23 e il 24 marzo, verso le 2 di notte, si avvicina una Mercedes nera alla zona dove lei sta lavorando, sta aspettando i clienti. E in questa Mercedes c'è un signore che si chiama Gustavo, dice di chiamarsi Gustavo e la invita a salire in macchina. E come succede, insomma, decidono qual è la cifra e lui gli dice che l'avrebbe portata nella sua villa a fare all'amore insieme. A questo punto lui si dirige verso una villa. Siamo nelle zone di Genova, io non so se conoscete un po' il genovese o se siete la zona genovese, se siete di lì o frequentate, ma sapete che è tutto tra Novi Ligure, Genova e quei posti lì. Quindi vanno verso Villa Minerva e il cancello era già aperto e praticamente Gustavo parcheggerà la sua macchina in modo tale che la portiera del passeggero, quindi dove era seduta Lorena, non fosse, cioè fosse bloccata. Quindi praticamente parcheggia molto vicino a un albero, in modo tale che se lei avesse voluto aprire la portiera non avrebbe potuto farlo perché c'era proprio l'albero lì. Ora, Lorena, che è una che comunque è sgagiata perché sapete che purtroppo quando fanno questo lavoro non hanno nessun tipo di protezione e se devono proteggersi lo devono fare per cazzi loro. Infatti, tante volte sono anche armate, no, sono non a livelli armati, tipo che hanno armi da fuoco, però le prostitute si organizzano anche per avere qualche cosina per difendersi da sole, proprio perché purtroppo per maniaci, assassini, serial killer, le prostitute sono proprio il fiore di vittima. Perché? Perché le prostitute purtroppo sono delle vittime di cui nessuno si preoccupa, delle persone che se anche spariscono, le uniche a preoccuparsi magari sono le colleghe o le amiche con cui condividono la strada, per cui raga, è veramente triste come condizione, ma diciamo che sono anche le vittime scelte per la maggiore proprio per questo motivo. Non esiste il sindacato delle prostitute, ecco, anche perché
per questo io dico ogni volta che sarebbe il caso di legalizzarla questa professione. Uno, perché tanto la fanno lo stesso, quindi non è che se la rendi illegale non lavorano più come prostitute, anzi. Due, perché potresti anche evitare, proteggerle e evitare insomma di dare in pasto a questi soggetti delle vittime facili. Vabbè, comunque, riapriamo le case chiuse, forziamo le chiusure, riapriamole. Io guarda che sarei mega pro, tanto comunque la gente ci va lo stesso. E questo è il lavoro più antico del mondo, renderlo illegale, boh, mi sembra un po' medievale come cosa, ma andiamo avanti. E praticamente lui, quando appunto parcheggerà in quel modo, lei si allarma perché comunque, raga, sono sempre un po' all'occhio salire in macchina di gente che non conosci e con cui devi fare un servizio di quel tipo, e poi vedi che parcheggia in quel modo lì e ti blocca l'uscita. Lorena aveva già cominciato a capire e quindi gli fa: cosa fai? Gli chiede: cosa fai? E lui gli risponde: spogliati. Lei a quel punto comincia a guardarsi in giro perché si preoccupa, e lui le dirà: è inutile che guardi in giro perché qui non c'è nessuno. A quel punto comincia a cagarsi veramente in mano Lorena, e quindi cosa fa? Cerca di prendere tempo in un modo o nell'altro e infila la mano nella borsa per cercare preservativi. In realtà lei voleva cercare qualcosa con cui difendersi, però quello che dice a donna Gustavo, che lui si farà chiamare Gustavo in quell'occasione, ma stiamo parlando di Donato, lei dice che stava cercando i preservativi e lui la ferma, la blocca e le dice: non ce n'è bisogno. Che può voler dire tutto e niente, cioè non ce n'è bisogno della serie tanto adesso qui io ti faccio fuori e neanche facciamo zumpa zumpa, oppure chi se ne frega, mi prendo e ti passo tutte le malattie del mondo. Quindi in ogni caso non è una bella cosa dire non ce n'è bisogno. Lei a questo punto comincia ad agitarsi, Lorena si vede veramente spacciata, lo guarda con occhi terrorizzati e lui le dirà: hai già capito tutto. Io non so, ma andiamo avanti, perché quella sera per Lorena è stata veramente una serata che credo che non si dimenticherà mai al mondo. A quel punto Lorena si rende conto che Donato nella sua macchina c'ha anche il calcio di una pistola che spunta dalla portiera della macchina. Lui poi durante le sue confessioni dirà che Lorena mentiva, che lui non aveva la pistola nella portiera ma ce l'aveva in tasca e che quindi lei si ricorda male, però comunque aveva una pistola. Fatto sta che a questo punto Lorena comincia veramente a cagarsi parecchio e quindi dice: usa la tecnica a Bounces, lo distraggo sessualmente. E quindi a quel punto dice: va bene, ok, mi spoglio e comincio a fargli delle avance. Quindi lei comincia pian piano insomma a spogliarsi e fargli delle avance, perché nella sua testa c'era: se io riesco a farlo svestire in qualche modo posso attaccarlo alle palle, no? Posso attaccarlo ai testicoli, immobilizzarlo e a quel punto danneggiarlo e poi scappare, no? Questo era il piano di Lorena. Ma proprio in quel momento, mentre lei sta cercando di mettere in atto questo piano, si avvicinano due auto e quindi si vedono questi fari di macchine che arrivano. Tra l'altro non è una cosa normale, perché loro erano all'interno del giardino di una villa. Immaginatevi villa con viale, per cui c'è il grande cancellone, tu passi il cancellone, poi entri nel viale, che poi prima di arrivare alla casa ci vuole un po', no? Quindi non è, come dire, scontato che ci siano delle macchine che arrivano. E infatti queste macchine poi sono dei metronotte. Ora io non so se esistono ancora i metronotte, non so esattamente che tipo di forze dell'ordine fossero i metronotte, se lo sapete ditemelo, perché saranno grandi protagonisti di questa storia. Sono carabinieri, polizia, vigili? Sono dei vigili? Non so bene cosa siano i metronotte. Si chiamano guardie giurate. Guardie giurate si chiamano adesso, ok. Allora arrivano questi due con due macchine e insomma coi fari si fanno riconoscere. A questo punto Donato comincia a rompersi un po' le palle perché il suo piano stava venendo interrotto da questi metronotte, no? Appena si avvicinano, perché questi due cominciano a rallentare quando si avvicinano alla Mercedes nera di Donato e a guardare un po' se stava andando tutto bene, perché insomma appartarsi in una villa forse non dovresti essere lì. A quel punto Lorena comincia a gridare come una pazza: aiuto!
aiuto, salvatemi, vuole uccidermi. E urla, e urla, e urla come una pazza. E quindi a questo punto i metronotte, sì, scendono e cominciano a dire: ah, favorisca, documenti, che succede? E Gustavo, vero Donato, gli dirà: guarda, lasciatela stare, guarda lì che soggetto, no, prostituta, ma è pazza, è malata mentalmente, figurati, lascia stare, non ci state dietro. E lei continuava ovviamente a gridare, no? A questo punto loro gli chiedono di scendere dalla macchina, a lui, a Donato, e pensate che possa andare tutto per il meglio, no? Io fossi stata nei panni di Lorena, avrei detto: perfetto, sono in due, sono metronotte, mi hanno salvata, mi hanno salvato la vita, e meno male, no? Questa volta proprio m'è andata di culo, che stava per farmi del male, ho gridato e sono arrivati questi due a salvarmi la vita, no? Sì, se non fosse che Donato scende dalla macchina, come gli dicono i due metronotte, tira fuori la pistola e spara a tutti e due. Pam, pam, un colpo per uno, questi s'accasciano e rimangono agonizzanti al suolo. E Lorena si ritrova con lui, da sola. Raga. Cioè, io a quel punto credo fossi stata in Lorena, avrei detto: papà, ammazzami, facciamo prima, fai presto, per favore, perché tanto, anche abbiamo tanto da dirci, no? E a questo punto Lorena invece sarà molto più furba di quello che ho rifatto io, se la dà, come dire, approfitta di questo momento in cui lui ha sparato ai metronotte e sono accasciati a terra, per scappare, comincia a correre più veloce della morte, della vita e tutto il resto. Lei corre, 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 ma lui comincia a inseguirla. E lei dirà proprio che sentiva il respiro di lui affannato dietro alla sua la nuca, no? Lei scappava e lui dice: e questa cosa, lei continuava a correre, lui dice: ed era una cosa che la mandava fuori di testa, finché praticamente non la placca, perché lei non ce la fa più, la raggiunge, la placca, e cadono a terra e cominciano ad avere una colluttazione, cominciano a lottare, e a lui partiranno uno o tre colpi. Lorena dice che ne è partito uno, lui dice che ne sono partiti tre. Io comunque sto basando questa storia sulle confessioni, per cui sappiate che la verità con la V maiuscola non esiste, esistono le confessioni e le ricostruzioni. Io questa volta mi baso su tutta questa storia, mi baserò sulle confessioni di lui e sulle testimonianze delle vittime, in questo caso Lorena. E quindi qui parte un colpo, tre colpi, non si sa, di pistola. Comunque non colpiscono Lorena, cioè lui spara ma non riesce a colpire Lorena, e per fortuna. Fino a che praticamente lui non riesce ad avere la meglio, perché le dà un colpo in testa, sostanzialmente lei cade. Allora, cosa succede adesso? Che c'è questa colluttazione, lui riesce ad avere la meglio e la fa cadere Lorena. A questo punto le sale sopra e le mette la pistola alla testa, così. A quel punto per Lorena è finita, perché lui spara, ma la pistola fa click. Il colpo non parte perché aveva il caricatore scarico, perché ormai l'aveva scaricato sui metronotte. Quindi a quel punto lei lotta ancora un attimino, poi lui la colpirà col calcio della pistola in testa e lei farà finta di accasciarsi al suolo e di perdere i sensi. Lei farà finta a quel punto, fa la finta morta e dice: ok, vabbè. Lei si accascia a terra, riesce a fare finta di essere, diciamo, inerme, e lui a quel punto tornerà alla sua macchina, alla Mercedes, prende un altro caricatore della pistola, lo rimette nella pistola, perché non pensa adesso scapperà, no? Ha lasciato tutti morti per terra. No, qui il terrore sale sempre di più. Lui mette il caricatore nella pistola, poi torna verso i corpi dei due metronotte e si rende conto che questi sono ancora agonizzanti, cioè non erano morti, erano stesi a terra con due buchi nella pancia per uno e stavano lì così agonizzanti. Quindi sente che ancora respirano, a questo punto gli spara ancora finché non sente proprio che non respirano più, li fredda e li uccide, così è sicuro proprio che siano morti, no? A questo punto Donato pensa di fare lo stesso anche con Lorena. Perché Lorena dice: cazzo, io ho fatto finta di essere morta,
Ma mi sa che non ha funzionato perché lui spara a quelli già morti, quindi insomma non è una buona tecnica. E quindi lui, lei vede, insomma sente, poi perché stava con gli occhi chiusi così, sente i passi di lui che comincia. Lei è a terra e comincia a sentire i passi di lui che si avvicina a lei con la pistola e dice adesso fa come quei metronotte e mi spara. Ma Lorena è un'eroina, Lorena ha due balle che veramente, vabbè adesso era una brutta questa battuta, però è a due, come faccio a dire una cosa senza nominare i coglioni? Ha una forte personalità, è una donna molto coraggiosa, molto forte, oltre ad avere i coglioni, quindi praticamente a quel punto lei dice basta, ok, faccio finta di morire, poi continuo a fare finta di essere morta, poi quando si avvicina abbastanza lo sorprendo. Quindi lei aspetta passo per passo per passo, quando lui è abbastanza vicina lei improvvisamente lo afferra e lo fa cadere e cominciano di nuovo a lottare tra di loro, lui tra l'altro ci rimane di merda perché era già lì per spararle il colpo definitivo e invece viene afferrato e fatto cadere. È un'eroina, cazzo, è un'eroina, è una grande, si azzuffano e questa volta però purtroppo partirà un colpo di pistola che la colpirà allo stomaco. E lei dice che non ha sentito nessun dolore, ha sentito solo ha sentito caldo e ha sentito questo liquido caldo che le usciva dalla pancia, ma non aveva sentito niente, tanto che non pensava di essere stata colpita realmente e non capiva se quel colpo avesse colpito lei o avesse colpito lui. Questo è una cosa molto interessante, perché effettivamente anche quando io ho subito il trauma dell'incidente, quindi comunque tessuti distrutti, ossa spaccate, sangue ovunque eccetera, diciamo che sul momento quando il trauma è molto forte non senti dolore, il che è assurdo perché sbatti il dito del piede contro il comodino e bestemmi e urli fino all'infinito e oltre, poi ti sparano un colpo nella pancia o ti spacchi tutte le ossa in macchina e non senti nulla per un po'. Poi soprattutto, esatto, col mio ex c'era l'adrenalina in corpo. Vorrei dell'adrenalina anche quando sbatto il mignolo contro il comodino, però, cioè, nel senso, perché lì l'adrenalina non mi sale. Avrei bisogno dell'adrenalina anche lì, soprattutto poi per combattere contro questo cazzo di comodino. Comunque, a parte gli scherzi, sicuramente è stata l'adrenalina. Comodino, ecco. È stata l'adrenalina a salvare Lorena, anche perché l'adrenalina ti mette in una sorta di condizione di iperefficienza anche in dei momenti in cui sei moribondo, sostanzialmente, come era Lorena che aveva una pallotta là in pancia, quindi potete capire. Lei a quel punto pensa che sia completamente finita, anche perché poi lui, dopo aver sparato in pancia, le dà tre colpi in testa di nuovo col calcio della pistola. Lei a quel punto dice sono morta e si convince, guarda adesso muoio, che non faccio più finta di morire, adesso muoio, mi accascio, lascio un attimo, dammi un attimo, due minuti, muoio, così facciamo finita, basta. A questo punto anche lui è convinto che lei stia morendo, quindi sposta la macchina del metronotte che era messa in mezzo al viale, prende la sua Mercedes e se ne va. Ma Lorena non è morta. Lorena pensava di essere morta, ma non è morta. E Lorena però si rende conto che lui se n'è andato e lei è rimasta lì ed è ancora viva. E cosa fa Lorena? A questo punto è un genio, è un genio. A questo punto si trascina fino al corpo di uno dei due metronotte e gli prende la radiolina. Gli prende la radionina e comincia a chiamare. E adesso si mette in contatto con la centrale, insomma, non so con chi parlassero con la radio. Il problema è che lei riesce a mettersi in contatto con qualcuno e dirà più e più volte: ci sono due metronotte che sono stati uccisi. Siamo qui a Villa Mimosa. Adesso non mi ricordo come si chiamava sta villa. Villa Minerva, non so se la conoscete, Novi Ligure, Genova più o meno. Villa Minerva, ci sono due metronotte che sono stati uccisi da un uomo. Io sono colpita, ho preso una pallottolata, insomma, in pancia, sto morendo dissanguata. Aiuto, aiuto, aiuto. In un mondo normale sarebbero accorsi tutti immediatamente. Nel mondo in cui viviamo, questa gente pensava che fosse uno scherzo.
pensava che i due metronotte fossero andati nella strada delle prostitute transessuali, no? E che gli passassero la radiolina a una di queste per fare uno scherzo agli altri. Perché se tu sei transessuale, giustamente chiedi aiuto, non sei da prendere sul serio, è sempre uno scherzo, giusto? No, no, non sto scherzando, no, è successo così. Lei ci ha messo 20 minuti per farsi credere. E non è che ci hanno proprio creduto, gli hanno mandato i carabinieri tanto perché insisteva. 20 minuti. Cioè, se questa era moribonda davvero, questa moriva che non aveva tempo di potergli dire la verità. Cosa state sentendo? Lo so. Lo so. Quindi, dopo un bel po', arriveranno i carabinieri e salveranno Lorena, portino in ospedale e riuscirà comunque a salvarsi. E Lorena, grazie a Dio, è stata super preziosa per questo caso, perché è stata l'unica a poter descrivere l'aspetto di Donato e fare un identikit, perché tutti gli altri che lo hanno incontrato sono stati aggrediti, ahimè, non possono più raccontarci che faccia avesse. Quindi, dal confronto dell'identikit e da altri indizi abbiamo trovato poi questa faccina qui. Quali sono gli altri indizi che hanno fatto raggiungere, insomma, gli inquirenti Donato, che hanno fatto capire che si parlava di Donato? La Mercedes-Benz. Donato aveva questa macchina che è diventata un simbolo per lui. La Mercedes-Benz 190, lui era innamorato di questa Mercedes e infatti dalle sue confessioni parla della Mercedes come se fosse la sua compagna di avventura, cioè tipo la Mercedes mi aspettava lì, sono andato insieme alla mia Mercedes e l'abbiamo fatto nella Mercedes. Lui ripete molto la Mercedes, la Mercedes, la Mercedes, perché era proprio, non so, era un oggetto che per lui era anche un veicolo, oltre ad essere un veicolo vero e proprio, era un veicolo di simbolismo per lui. La macchina dei papponi, sì, gli dava un certo appeal criminale, no? Ma io mi ricordo ancora, adesso è passato un sacco di tempo, ma quando ho visto il documentario, c'è un bellissimo documentario su YouTube, tra l'altro, su di lui, quando ho visto il documentario c'erano gli spezzoni dei servizi a telegiornale quando parlavano di queste storie, e gli spezzoni erano proprio trovata uccisa prostituta, cioè proprio neanche il nome, trovata uccisa prostituta. Cioè, lo sappiamo i nomi quali erano, eh? Cioè, nel senso che avevano anche dei documenti queste ragazze, ma ovviamente quando muore la figlia di qualcuno, la figlia del dottore o non so, la ragazzina figlia della famiglia normale o che, insomma, quella che salutava sempre, aveva i vicini di casa, andava a scuola o andava a lavorare, o lui che era, cioè, giustamente, no? Sono vittime che hanno una dignità e vengono portate avanti come tali e va benissimo. Però quando è la prostituta, una prostituta. Cioè, non è che ci possiamo parlare di ma hanno ammassato un impiegato pubblico. Sì. Boh, chi lo sa? Cioè, adesso, capite che c'è anche un po'. C'era allora e c'è anche adesso. La prostituta, esatto, perché se l'è cercata, perché fa un lavoro, no? Fa un lavoro rischioso, quindi sicuramente, no? Fa parte del rischio del mestiere, eh? Sono i rischi del mestiere. Ma vaffanculo. Comunque, per questo anche che continuo a ripetere che andrebbe legalizzato. Ma non. Cioè, in realtà andrebbe rivoluzionata il cervello della gente, però. Sono vittime di serie Z. Eh sì, esatto, sono vittime di serie Z. Ma andiamo avanti. Praticamente questa Mercedes, lui, gli voleva tantissimo bene a questa Mercedes, gli voleva così bene che non l'aveva neanche pagata. Cioè, sostanzialmente lui la compra da un certo Pino Monello. E Pino Monello, vedremo che era proprio un Monello. Pino Monello, gli vende questa macchina per 7 milioni di lire, quindi tra l'altro un cazzo. Poi io non so adesso nel 98 7 milioni saranno tantissimi, però non mi sembra per una Mercedes-Benz, non mi sembra. E gli chiede 7 milioni e invece Donato gliene paga solo 5, e questo Pino continua a dire sì, ok, ma ne mancano 2 di milioni, io finché non mi fai il pagamento completo non faccio il passaggio di proprietà. Donato diceva, vabbè, non farlo. Anche perché non facendo il passaggio di proprietà,
a lui conveniva, perché quella macchina non era rintracciabile come sua, ma come di Pino Monello, no? Solo che Bilancia non era poi un falcone, perché non aveva considerato che se faceva delle cose del cazzo per strada, poi arrivano anche le multe. E le multe arriveranno a Pino Monello, infatti. Cosa aveva il vizio di fare Donato? Lui si metteva in coda al casello dell'autostrada, no? Solo che si appiccicava la macchina davanti per non pagare il casello. Cioè, proprio genovese Donato, genovese fino in fondo. Lui non voleva pagare il casello, quindi si accodava e si attaccava e passava insieme alla macchina davanti, no? Risultato, si prendeva un botto di multe. E queste multe erano tutte recapitate a Pino Monello, cioè quello che gli aveva venduto la macchina senza fare il passaggio di proprietà. Esatto. Quindi, praticamente, quando hanno cominciato a fare 2 più 2 rispetto ai casi, è stata sia la testimonianza di Lorena, sia Pino Monello che a un certo punto dice, cazzo, fa il collegamento, perché andava in TV, comunque c'erano in TV i servizi sugli omicidi e tutto il resto, e Pino dice, cazzo, mi arriva una multa in ogni luogo in cui questo qui compie degli omicidi. Sarà mica quel Donato lì a cui ho venduto la macchina, che non mi ha pagato la macchina? E quindi a questo punto porterà le multe agli inquirenti, che chiudono il cerchio e troveranno poi Donato. Tra l'altro, piccola chicca, vi dico, Pino Monello, quando hanno arrestato Donato, hanno ovviamente sequestrato la sua macchina, la sua Mercedes, che lì sicuramente ha rosicato malissimo Donato. Però Pino, insieme al suo avvocato, chiedono il dissequestro della macchina, perché questo qua non c'aveva più niente, era in rovina. E quindi chiede il dissequestro della macchina e la mette all'asta, questa macchina. Una macchina dentro la quale ci sono stati anche degli omicidi, perché lui ha ucciso anche lì dentro. E quindi, bello, no? Ovviamente per gli appassionati del genere, per gli appassionati insomma, quelli un po' tanto appassionati, ha messo questa macchina all'asta e ci ha fatto su i bei soldini, qui li ha recuperati. Quei 2 milioni, ne ha recuperati anche tanti più che non gli aveva dato Donato. Vi presento Donato si chiama Donato Bilancia, è un serial killer italiano molto famoso come killer del treno o killer delle prostitute o mostro della Liguria. Lui era un killer a cui lui piaceva cambiare, non, è molto particolare come serial, perché è serial perché ha compiuto una serie di omicidi, ma non è serial perché le vittime sono tutte diverse e sono tutte casuali, non so come dire, non c'è un movente unico per cui lui colpisce con una, non so, si somigliano per queste caratteristiche qua o gli ricordano qualcosa. Lui tra l'altro dirà sempre che non lo sa perché ha ammazzato proprio quella gente lì, non lo sa, lui, no, che se c'ho l'ora, no, sai che dovete chiedermi tutto. Lui era molto così quando faceva l'interrogatorio, molto a casticcane così, mamma là. Ecco, tra l'altro abbiamo ricominciato a parlare di Donato negli ultimi tempi perché, ahimè, lo abbiamo perso. Lo abbiamo perso il 17 dicembre dell'anno scorso per Covid. Lui è morto di Covid nel carcere di Padova, dove tra l'altro stava scontando ben 13 ergastoli e aveva 69 anni. Quindi, insomma, fateci conto adesso se aveva, perché non ho scritto la data di nascita. Sì che l'ho scritta, è nato nel 51. È nato il 10 luglio nel 51. Cioè oggi tutti i killer, stiamo studiando oggi tutti i killer che sono nati vicino alla mia data di nascita. Oggi, lui cioè addirittura il 10 luglio. Poi avevamo, vi ricordate il mostro di Cato di Kobe? Ciao Arterio. Il mostro di Kobe, quello che abbiamo portato negli Asian Murders, lui era nato il 7 di luglio, quindi c'è proprio il mio stesso giorno, adoro. Niente, tutti dei cancrini questi killer. Comunque niente, non l'ha ammazzato niente, lui ha ammazzato un sacco di gente, poi è arrivato il Covid, giustiziatore del popolo, e l'ha stroncato nel carcere di Padova. Più che altro mi chiedo anche, se il carcere di Padova c'aveva dentro il Covid, forse non è morto solo lui là dentro, insomma, forse lui era quello più famoso che c'era lì, però quando il Covid entra in carcere, raga, secondo me non era proprio così.
Abbiamo capito che Buga diventa una serial killer. Sì, ma sto solo lasciando prove inquietanti. 751, no? No, io no, però lui sì. Vabbè. Comunque, Donato è un killer particolarmente prolifico, perché la sua carriera criminale si macchierà ben di 17 vittime. Questo 17 che torna, raga, prima 17 coltellate, adesso le vittime 17 vittime. Questo 17 veramente torna spesso nei crime. Sembra fatta apposta, ma invece torna. E le uccide, tra l'altro, in un lasso di tempo di 6 mesi, perché il primo omicidio lo compirà il 15 ottobre del 97 e il 17esimo e ultimo omicidio il 16 aprile del 98. Quindi diciamo che a lui gli succede un patatrac nel cervello e comincia a darci: ah, massare, 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 così. Lui, quando aveva un problema, lo risolveva ammazzando della gente, perché aveva capito che era inacciuffabile. Lui aveva capito che più faceva omicidi, meno lo trovavano, più si sentiva inacciuffabile e superpotente, inarrivabile e onnipotente. E quindi, sempre man mano che continuava ad uccidere, diminuiva sempre di più il senso del rischio, diminuiva sempre di più anche l'importanza del gesto. Infatti lui dirà anche nelle confessioni, dirà: per me la vita umana non conta un cazzo. E lui dirà anche che il suo unico grande problema, ha detto: sì, guarda, mi sarei anche, adesso faccio l'interpretazione, mi sarei anche suicidato, cioè che ci ho pensato diverse volte, in realtà io vorrei suicidarmi, poi ho pensato che mi fa schifo il sangue, mi dà un fastidio, il sangue mi fa senso, non riesco neanche a fare punture, io quando devo fare una puntura non la faccio, ecco, pure mi giro perché mi fa senso, lago dentro il corpo, però un proiettile in testa non te lo cava nessuno, vabbè, comunque gli dà fastidio il sangue, dai. Quindi dice: non riesco a ammazzarmi da solo perché tutte le volte che ci provo c'ho questa paura del dolore, poi ho paura che mi esca del sangue, non ci riesco. Quindi fa: beh, a un certo punto ho pensato che magari avrei potuto, non lo so, cedere a una colluttazione con la forza dell'ordine e farmi sparare dalle forze dell'ordine. Poi ho pensato che dopo, no, non mi avrebbero sparato, mi avrebbero magari piuttosto arrestato. Quindi era inutile anche quello. Quindi dopo ci ho pensato un attimo, non so, magari mi butto, faccio un incebrano uguale, ho paura del dolore, ho paura di sentire del male, capito? Quindi, povera stellina, esatto. Quindi non me la sono sentita lì per lì. Tra l'altro, lui, in tutti i suoi omicidi, siccome gli fa schifo il sangue, non li farà con il coltello. E questa cosa è molto molto interessante, perché siamo davanti a un serial killer non sadico ed è uno dei pochi, cioè lui non gode nell'uccidere, non gode del dolore delle persone, tant'è che, come avete visto anche in Metronotte, lui gli darà il colpo di grazia perché non sopporta vederli soffrire, non sopporta vedere l'agonia del dolore di una persona che gli sta anche uscendo del sangue, e quindi gli dà il colpo di grazia per: basta rantolare, per favore, che... Ah! Capito? Gli faceva senso, gli faceva. Purino lui, eh. Ed è una cosa veramente singolare questa, detta da un serial killer, che addirittura gli facesse schifo il sangue, gli faceva schifo il sangue. Era un bravo ragazzo, capito? Li ammazzava sempre. No, ma senza il sangue. No, adesso a parte gli scherzi. Noi sappiamo che esistono diversi tipi di serial killer. Ci sono quelli. E allora perché li uccideva? È quello che ci stiamo chiedendo ancora, è quello che si chiedeva ancora lui, tra l'altro. Ma adesso capiremo, cercheremo di capire noi al posto suo. Fatto sta che lui, una cosa che farà è cercare di, insomma, far soffrire il meno possibile le sue vittime. E quindi non c'è la goduria nell'uccisione, c'è proprio questo senso di: io faccio quello che voglio e la vita non conta un cazzo. Diciamo che lui è un serial killer particolare perché non è sadico, non c'ha questa vena sadica, non gode nel far soffrire la gente, cosa che invece succede quasi alla maggior parte di tutti gli altri. Perché se ci pensate, proprio il vedere la paura negli occhi, il vedere il dolore, prolungare l'agonia della tortura il più possibile prima di arrivare a uccidere. Poi anche la differenza tra l'uso di armi, come vi dico, ci sono serial killer diversi, cioè quelli che usano l'arma bianca, ovvero quella che fa più sangue, che ci mette di più ad uccidere, che ha bisogno di forza fisica e contatto fisico, per cui anche chi accoltella comunque si impregna del sangue della vittima, è una sorta di contatto
lutto, con la morte, con l'uccisione, molto diversa dalla, dalla metodologia di Donato, che lui sparava a colpo di pistola, e se poteva ti sparava in testa, così ne bastava uno e basta. È molto diversa il tipo di psiche e il tipo di approccio alla morte e all'omicidio da un serial killer che usa la pistola, l'arma da fuoco, l'arma a distanza, rispetto a un serial killer che invece preferisce il contatto fisico con la generazione di tanto sangue da poter godere, perché poi molti godono proprio dell'uscita del sangue, lui invece niente, gli faceva senso, quindi per niente. Altri invece che sono quelli che invece prediligono proprio lo strangolamento, quindi l'usare le mani nude, lì magari non esce nessun sangue, quindi anche lì si evita il sangue. Però adesso questi sono dettagli che magari parleremo il mercoledì quando facciamo le live di criminologia. Donato non si sporca le mani, esatto, Donato non si sporca le mani. Vi parlo un attimino della sua infanzia prima di addentrarci nei delitti, perché come sapete a me piace guardare la psiche in realtà di questi soggetti, cercare di capire come sono arrivati a fare determinati atti. Allora, innanzitutto diciamo subito che il padre era un impiegato statale, la madre era una casalinga, e il padre però verrà trasferito più volte, quindi diciamo che nell'infanzia di Donato ci sono molti traslochi, e questo nella mentalità di un bambino è una cosa che potrebbe creare degli scompensi, soprattutto perché non riesce ad avere una stabilità emotiva, anche perché quando la famiglia si trasferisce, il bambino deve cambiare scuola, cambierà amici, vedrà sempre persone nuove. Quindi capite che avere anche degli sbalzi così, ma questa è la meno, dai, è la meno. Quindi prima vanno a vivere ad Asti, in Piemonte. No? Sì? E ad Asti sicuramente, non so poi se è in Piemonte davvero, mi è venuto in mente che potrebbe essere in Valle d'Aosta, no, Asti è in, no, Aosta in Valle d'Aosta, Asti è in Piemonte, chiedo l'aiuto del pubblico, grazie, no Henry, grazie per l'aiuto del pubblico, perfetto, ok, ad Asti in Piemonte. E poi vanno a Capaccio, in provincia di Salerno, quindi proprio... nel 56 traslocheranno a Genova, dove finalmente si stabilizzano e dove si stabilizzerà anche il nostro Donatone, che poi tra l'altro, vabbè, 56 aveva 5 anni, quindi adesso non è che avesse poi tutta questa vita sociale, non andava neanche a scuola, quindi dai... Pochi traumi, dai, adesso non rompere le palle, Donato, con questi traslochi che diceva traslochi, mio babà, c'avevi 5 anni, dai, va. Comunque, andiamo avanti. Questi invece sono traumi veri, cioè Donato soffriva di enuresi notturna quasi ogni giorno. Ora, lasciando da parte quella che è la triade di McDonald che sostiene che l'enuresi notturna sia uno dei principali sintomi di un piccolo serial killer, e qui gli dobbiamo dare ragione, però insomma erano un po' cose campate per aria. L'enuresi notturna in un bambino non vuol dire che lui diventerà probabilmente un serial killer, vuol dire che lui è molto sofferente, è molto traumatizzato, come dire, sta male psicologicamente questo bambino, per cui soffre talmente tanto e talmente stressato che non riesce neanche a tenersi la pipì. E quindi anche se ha più di come non so quando è che finisce l'età in cui uno si piscia a letto normalmente, però, e niente, giusto per pareggiarli, però le prostitute le abbiamo tutti, i nomi delle prostitute, così facciamo un po' di giustizia sociale qua, cioè perché dobbiamo avere i nomi dei metronotte invece le prostitute no. Oh, oggi invece non abbiamo i nomi delle metronotte, ma quelli della prostituta sì. Così. No, vabbè, comunque, non so a che età i bambini smettano di farsi la pipì a letto, ma diciamo che lui è andato avanti oltre all'età per cui doveva farlo. Il problema è che tante volte quando c'è un'enuresi notturna da parte di un bambino già grande, i genitori non se ne preoccupano di questa cosa come... Oh mio Dio, mio figlio ha qualche problema, sta male e andrebbe forse curato questo disagio. No, si incazzano e pensano che il bambino abbia dei, non lo so, lo faccia apposta, che è il pensiero più assurdo da poter fare, cioè secondo anche i genitori di Donato, ma succede spesso, secondo loro lui era troppo pigro per svegliarsi, per andare a pisciare, quindi si pisciava a letto così per pigrizia, o perché era stupido e lo faceva apposta per dar fastidio a loro.
Cioè, allora, raga, per favore, se mai un giorno avreste dei pargoli, questi pargoli dovessero fare la pipì a letto in età avanzata, per favore portateli a un psicologo perché non... Quindi lo menavano, lo umiliavano, ma non solo lo umiliavano, facevano una cosa che è passata alla storia. Cosa facevano? Appendevano sua madre, appendeva il materasso dove lui faceva la pipì fuori in balcone per farlo vedere a tutti e diceva: "Ah, Donato, sei ancora pisciato a letto!" Ah! E incitava tutto il vicinato a prenderlo per il culo, perché secondo lei, umiliandolo, sicuramente avrebbe smesso. Perché cosa pensava questa mamma? Diceva: "Ah, beh, magari lui pensa di far bene così, no? Quindi lo umilio, così capisce che di questa cosa si deve vergognare e non la fa più." Genio, genio. Il problema è che quando vai avanti un mese e capisci che questa cosa non funziona, ma andremo avanti 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, tutto il resto? La gogna, esatto, la gogna. Ne ho tanti molto psicologi dei miei coglioni erano convinti che il piscialetto era per attirare l'attenzione dei genitori. Ma non è per attirare l'attenzione dei genitori, è una maniera molto più inconscia, però sì, è un modo per gridare aiuto, è un modo di manifestare un disagio interno, ma non è una cosa fatta apposta, è una cosa che fa il nostro subconscio. Oltre a ciò, Donato soffriva purtroppo di artrofia al pene. Quindi Donato era microdotato, aveva il piccolo pene di Donato. Il Donato, il microdotato. Ecco, e Donato il microdotato, tra l'altro, era sempre messo alla berlina per questo motivo da parte di suo padre, perché loro erano originari di Potenza. Tra l'altro, infatti, Donato nascerà poi, è nato a Potenza. E praticamente il babbo, con la sua Fiat 600, che Donato ricorda con grande suggestioni infantili, con la Fiat 600 caricava tutta la famiglia e li portava a Potenza, dove aveva la famiglia d'origine. E lì praticamente costringeva Donato ad abbassarsi le mutande e a far vedere il pistolino alle sue cuginette. Cuginette che lo stesso Donato chiamava le mummie, per quanto erano brutte. Quindi, lui le chiamava le mummie e loro gli guardavano il pisellino per prenderlo per il culo. Tra l'altro, adesso è tanto che questo non sia diventato un maniaco sessuale. Perché uno che gli fa una roba del genere diventa un maniaco sessuale. Quindi almeno la mania sessuale non ce l'aveva. Che traumi sì. Che traumi sì. Anche perché il babbo lo costringeva ad abbassarsi le mutande e gli diceva: "Ah, guardate come ce l'ha piccola! Ah, ce l'hai piccolo, sei inutile, sei un cazzino di me", eccetera. La mamma invece, che era più delicata, almeno non lo costringeva a tirarsi giù le braghe, però aveva delle foto di Donato nudo e faceva vedere queste foto ai parenti. "Ma hai visto che è il cazzo piccolissimo? Hai visto, hai visto?" Cioè, ma veramente, ma che devi fare un figlio per prenderlo per il culo? Ma che cazzo? Cioè, gliel'hai fatto te il pisello così, eh? Non è che è colpa sua. Cioè, se proprio vuoi trovare la colpa di qualcuno, sarà tua, non la sua. Vabbè, comunque, non è colpa di nessuno in realtà. Ma pensate che i traumi di Donato possano finire qui? Ma va là. Tra i traumi di Donato c'è anche nell'87 suo fratello. Suo fratello che una volta divorziato non ha retto, come dire, il dolore del divorzio e quindi ha preso su suo figlio di 4 anni. È andato alla stazione di Genova Pegli, ha aspettato che passasse il treno e si è buttato sotto il treno con anche suo figlio in braccio. Sei uno stronzo. Cioè, è una famiglia veramente. Io penso che questi genitori qui gliene abbiano fatto anche di peggio oltre a questo. Perché se anche il fratello, insomma, ha fatto quella fine lì. Cioè, suo fratello ha ucciso suo figlio. Cioè, è un infanticida. Ok che si è suicidato, ma è comunque un omicidio, raga, eh. È un omicidio questo. È un omicidio-suicidio. Essere deficienti di famiglia. No, hai capito? Essere completamente fuori di capoccia. Praticamente, questo succede nell'87. Nel 90, invece, Donato ha un incidente stradale, per cui rimane in coma anche per qualche giorno, ma poi se la cava. Ti capisco, Donato, ma questa cosa l'hanno inserita tra i traumi che avrebbe potuto provocargli la serial killerità. Quindi, pene piccole umiliazioni, nerosi notturna umiliazioni, quindi bullismo, sostanzialmente, fratello suicida e omicida e incidente stradale. Io ne ho due su quattro. Poi boh.
fate voi i conti. Allora, a questo punto, sto scherzando, ovviamente, lo sapete che scherzo su questo argomento. Clippate tutto, che poi è il giorno che succede. Allora, farete un montaggio, potete fare un montaggio, no, del noi lo sapevamo, con tutte le clip in cui dico che avrei fatto, avrei compiuto un omicidio, no, sono una figata. Comunque, fin dai 15 anni, quindi nella sua adolescenza, Donato si dimostra una persona sicuramente con qualche problemino con la legge. In particolare gli piace rubare, a lui piace, non ruba per necessità, lui ruba perché gli piace rubare, sostanzialmente diventa un ladruncolo. Tra l'altro finirà, perché adesso dai 15 anni ruba e fa qualche furtarello così, ma poi quando diventa più grande comincia a fare dei furti seri e finisce in carcere ben due volte in Francia. Una volta nel 74 per furto e una volta nel 66 per rapina a mano armata. Però in Francia, perché voi sapete che comunque il confine lì è labile, quindi lui tante volte colpiva in Francia anche per confondere un po' le giustizie. Allora, abbiamo un giovane ladruncolo, un giovane rapinatore, che tra l'altro una volta è riuscito anche ad evadere dalla prigione. Non so bene come, non abbiamo i dettagli, però è riuscito anche ad evadere. Comunque, Donato, il suo più grande difetto, oltre a ammazzare la gente, era che era ludopatico. Per cui era affetto da gioco d'azzardo compulsivo, patologico, e non riusciva a smettere di giocare al gioco d'azzardo. Il fatto è che lui non è che giocava alle macchinette, non era uno da VLC, ma figurati. Sì, VLC. Lui giocava nelle bische clandestine, lui giocava a carte, lui, altro che macchinette, lui era uno da bische, capito, che era un biscassiere. Quindi frequenta molto le bische intorno al genovese e si fa parecchi amici slash nemici del giro. Però una cosa che lui dirà e la quale tiene molto è che lui era un Lannister, mi pare che fossero loro, perché lui dice: io pago sempre i miei debiti, ho sempre pagato i miei debiti e non ho mai barato una volta al gioco. Cioè, pur di pagare i debiti ammassava anche della gente, però i debiti li pagava. Adesso non è che per recuperare quei soldi magari ha potuto ammazzare qualcuno, però comunque lui era un uomo tutto d'un pezzo, una grande etica, pagava tutti i suoi debiti. I Lannister, perfetto, la ci avevo preso, è veramente un secolo che non guardo. Comunque, all'interno delle bische lui era noto come Valterino, non so perché, però sappiamo che è andato così. E sappiamo anche che tra vari arresti e tutto lui aveva scontato anche ben 2 anni e mezzo di carcere in Francia, sempre per furti. Ma la sua carriera da serial killer, da omicida, inizia il 16 ottobre del 97. Le prime vittime che lui colpirà saranno dei suoi amici a cui voleva bene, dei suoi amici biscazzieri. Il primo è Giorgio Centenario e l'altro sarà poi Maurizio Parenti. Perché colpisce questi due? Perché durante una bisca li sente ridacchiare, lui quindi passa, insomma, lui passava senza essere visto e sente loro due che ridacchiano e lui era un po' che perdeva molto spesso al gioco e non perdeva mai così tanto, così spesso. Infatti abbiamo cominciato a pensare che ci fosse qualcosa che non andava e sente appunto questi due che parlottando dicono: oh, l'hai visto il Walter? L'abbiamo agganciato. Lì Walter, diciamo, Donato, ha perso completamente la brocca e ha detto: te non mi freghi. Cioè, perché lui la cosa che vedremo non sopporta in nessun modo è la gente che cerca di fregarlo. Lui proprio la gente che cerca di fregarlo non, cioè proprio gli scatta il mostro, diventa una bestia de Satana, di killer, cattivissimo, perché non riesce a tollerare la sopportazione e la frustrazione di qualcuno che cerca davvero di fregarlo, cerca di fregare meglio, Tamas, lui era così. E quindi capisce e dice: resti, metto a posto io. Perché inizialmente avevo capito che li aveva ammazzati subito lì, invece no, lui qui premedita, crea un piano, fa un piano.
E che cosa fa? Segue il centenario, che poi non era uno che aveva 100 anni, era il suo amico Giorgio Centenario, che erano amici davvero, si volevano bene. E segue Centenario fino a casa sua, con praticamente con la scusa di fare una partita a carte, riesce a entrare in casa. E a questo punto, una volta in casa, lo soffoca a mani nude con l'aiuto del nastro adesivo. Cioè, praticamente, lui cosa fa? Siccome voi sapete che è difficile tappare la bocca a uno mentre lo strangoli, allora prima gli mette il nastro adesivo sulla bocca e poi lo strangola, così è riuscito. Tra l'altro, questo primo omicidio non è mai stato portato alla luce delle indagini, perché è stato archiviato immediatamente come infarto. Perché sembrava un infarto, non c'aveva i segni sul collo, non so bene come abbia fatto a ucciderlo in maniera così pulita. Ma amici e poi ti mettono lo scotch e ti soffocano. Quindi archiviato come infarto. A questo punto, cazzo, era il suo primo omicidio. Donato era lì che si cagava anche un po' in mano, che magari scoprissero questo corpo e scoprissero che era stato lui. Però lui era stato attento, aveva fatto tutto con i guantini, era stato attento a non lasciare tracce. E infatti quando vede che archiviano questa cosa come infarto... E si sente iperpotente. Tra l'altro lui dirà anche che in quella casa c'erano 500.000 lire sul tavolo e che lui non le prende perché non gli interessavano i soldi in quel momento. Cioè, quell'omicidio lì era un omicidio per vendetta, non era un omicidio per soldi. Poi farà anche degli omicidi per soldi, ma quello era per vendetta, quindi i soldi non li prende. Ne andrà a ammazzare altri per prendere i soldi. No, cioè, da che ci sei prendi su capre cavoli? No, no. Però questa cosa che lui non ha preso i soldi, effettivamente, probabilmente gli ha anche salvato il culo, perché se l'hanno archiviato come infarto è proprio perché hanno anche trovato tutti i soldi in casa e tutto. Cosa hai imparato oggi a parte i logaritmi? Mai fregare Donato. Esatto. E dirà tra l'altro che quando c'era un giudice che si occupava poi di altri omicidi, l'omicidio di parenti che farà da lì a qualche giorno, adesso vedremo anche questo. Lui a una certa era talmente così incassato che non gli avessero riconosciuto questo omicidio, che telefonerà in modo anonimo al giudice per dirgli: ok, te adesso stai indagando su parenti, ma sappi che anche Centenario non è mica morto naturalmente, quello non era mica un infarto, Il problema è che il giudice se ne sbatte il cazzo. Cioè, quindi lui voleva essere in qualche modo riconosciuto. Cioè, che cazzo, ha ammazzato uno, l'ha archiviato come infarto, ma scusa, Quindi il 24 ottobre, il primo l'ha fatto il 16 di ottobre, al suo amico Giorgio Centenario. Il 24 ottobre invece si occuperà di Maurizio Parenti, che era quell'altro che ciapicipicipicipi con Centenario e che cercava di fregarlo. Parenti è una persona molto ricca, è una persona che addirittura ha la sua scorta personale di guardia del corpo, quindi lo segue fino a casa e aspetta che la scorta se ne vada e lo lascia entrare in casa da solo. A quel punto lui avrà una bustina di plastica e dentro in realtà c'era il nastro adesivo, il famoso nastro adesivo per soffocare e uccidere. Ora, questo omicidio è veramente molto interessante, perché avvengono delle cose di cui io ho sempre paura, semprissimo paura. Quindi lui praticamente si avvicina a questo sacchetto e gli dice: oh, qua, devo far vedere cosa c'è dentro questo sacchetto. Tra l'altro io vorrei anche sapere come cazzo si fa a convincere una persona a dire: oh, entriamo in casa, ti faccio vedere cosa ho nel sacchetto. Guarda, molto volentieri, ma anche no, comunque. Vabbè, lui lo fa entrare quindi dal portone e a quel punto, appena varcano la porta d'ingresso del palazzo, lui gli punta la pistola in testa e lo ammanetta, aveva anche delle manette dietro Donato, lo ammanetta dietro la schiena così e gli mette il nastro adesivo in bocca e gli dice di non urlare, non reagire, perché ci sono i suoi compari lassù che si stanno già occupando di sua moglie. Bugia, perché non era vero, non c'era nessuno al piano di sopra a occuparsi di sua moglie. A questo punto prendono l'ascensore e salgono. E io mi immagino questo momento in cui lui è imbavagliato, è ammanettato e si fa quel momento di ascensore, no? Quindi diciamo che lui aveva detto che c'era qualcuno che si occupava della moglie e sopra non c'era nessuno. Allora a questo punto salgono, vanno in ascensore e arrivano davanti alla porta del palazzo di lui, del signor Parenti, che occhi di gatto. Wow,
grazie, Smiliter! Grazie mille. E praticamente per entrare in casa gli sfilerà le chiavi dal giubbotto e entra in casa Donato. La moglie stava dormendo in camera da letto, quindi a questo punto loro due vanno in cucina. E tra l'altro lì i parenti diranno: ah, mi hai fregato, non c'era nessuno, vabbè. Vanno in cucina e Donato gli chiede dei soldi. Gli dice: senti, dammi dei soldi perché qua io ho bisogno di soldi. Parenti però gli dice che sono in cassaforte. Quindi questa volta ci pensa, dice: cazzo, con quell'altro l'ho ammazzato, non ho preso i soldi, qui almeno prendo anche i soldi. Quindi lo accompagna al piano di sopra dove c'è questa cassaforte. Che nel frattempo tra l'altro si sarà svegliata la moglie e li accompagnerà anche la moglie al piano di sopra. Che infatti fanno vedere dov'è la cassaforte, fanno vedere cosa c'è dentro, si fa dire la combinazione, apre la cassaforte e la svuota, si prende dentro tutto. A questo punto scendono tutti insieme allegramente in camera da letto e ora che Donato è riuscito a prendere tutti i soldi e tutto il resto, comincia a fare il cazzettone al suo amico. Gli sclera: perché tu non sei un vero amico, tu mi hai tradito, mi volevi fregare al gioco, mi volevi fregare, e allora adesso io ti faccio fuori. A questo punto si incassa con l'amico traditore dicendo: ah, tu mi hai tradito. Gli molla un colpo alla mascella, ma sempre con la pistola. Tra l'altro ricordatevi che chi ha paura del sangue ha anche paura di farsi male alle manine. Quindi anche lui non colpiva mai con le sue mani, ma colpiva sempre con la pistola, no? Quindi lo colpisce alla mascella con la pistola, dopodiché gli spara e lo ucciderà sul colpo. E poi sparerà anche alla moglie, che nel frattempo l'aveva legata, non si capisce bene quando, perché lui quando fa le confessioni non è proprio precisissimo con i tempi, ma giustamente perché è una confessione ed è lui che parla a ruota libera. Quindi dirà che lei l'aveva già legata al letto e che era tipo seminuda, però non le ha fatto violenza sessuale, se è quello che stavate pensando, ma sparerà anche a lei. Poi, insomma, fa per andare via, raccimola le sue cose e si rende conto che lei sta soffrendo e dirà: io in realtà non mi pento di nessuno di questi omicidi, se non di quello della moglie, perché la moglie effettivamente non si meritava di morire, però sono stato buono perché a un certo punto ho visto che lei stava soffrendo, mi sono impietosito e allora gli ho sparato di nuovo perché ho detto: cioè, così smette di soffrire, no? Voleva anche fare il galantuomo in questo. Vabbè. Però continuerà a dire che lui non è assolutamente pentito di questi omicidi perché hanno cercato di fregarlo, lo hanno tradito e quindi lui giustamente doveva avere la sua vendetta, quindi non ha nessun tipo di pentimento su questo. Partita briscola? Ma sì, dai, anche no. E quindi a questo punto voi direte: basta, cioè nel senso, i moventi per uccidere ce li aveva, li ha finiti, mo basta. Ma purtroppo ormai Donato si è emozionato, cioè gli piace proprio uccidere, ha capito che è una cosa che lo gasa, quindi continuerà a farlo. Cosa succede il 27 ottobre del 97? Sono passati appena 3 giorni dall'omicidio a casa dei parenti, e parenti come cognome, non i parenti suoi, ecco, fa pure rima infatti Lord. Questa volta sarà la volta dei coniugi solari. I coniugi solari erano degli orefici, proprietari di una gioielleria, molto ricchi. Infatti il signor Pino Monello, quello della Mercedes, gli aveva detto: guarda, te che sei un ladro di professione, no? Sai che c'è quella gente lì, ci sono i solari che c'hanno dei soldi, no? E secondo me non chiudono bene la porta, quindi vai a prendere i soldi a loro. Sai perché gli diceva questo? Perché Donato aveva pagato la macchina solo in parte, non aveva dato tutti i soldi. Quindi secondo me Pino gli dice: vai a prendere i soldi, così poi mi paghi la macchina, no? Tutto a testa Pino Monello. E gli segnala quindi la casa dei solari. Lui si reca in questa casa e suona il campanello, come fanno tutti i ladri. I ladri, lo sapete, quando arrivano, tin tan, e tu apri. E quando gli apri, che sono i ladri. No, lui farà finta di essere il postino, cioè anche tutto vestito bene, insomma, si era preparato. E dice che ha una raccomandata da far filmare a suo marito, al signor Solari. Quindi la signora Solari lo fa accomodare in salotto. Io ora qui, cioè sinceramente, perché il postino con la raccomandata lo devi far accomodare in salotto?
Tra l'altro c'era anche il marito che era arrivato col portafoglio per dargli una mancia. Non capisco. Era in cosplay delle Poste Italiane, esatto, esatto. Lo fa accompagnare in salotto, quindi si mettono tutti lì in salotto. A questo punto lui, una volta che si è accomodato, tira fuori la pistola, punta loro e dice: dove sono i soldi? Datemi i soldi, ditemi dov'è la cassaforte, ditemi dove sono i soldi. A questo punto la signora Solari, che è una signora particolarmente, si vede un po' così abituata, signora ricca, comincia ad agitarsi e comincia a urlare, chiama la domestica, perché loro avevano anche una domestica in casa, perché guarda, il modo per salvarti la vita da un serial killer in casa tua con una pistola è chiamare la domestica, perché sicuramente la domestica ti salva la vita. Questa comincia a urlare, chiama la domestica, poi a un certo punto dice: basta, io adesso chiamo la polizia, chiamo la polizia, e gli ha sparato. Poraccia, si stava agitando, lui a un certo punto dice proprio che mi aveva scocciato, lui dirà proprio mi aveva scocciato, e quindi gli ho sparato così stava zitta. E quindi diciamo che quando ci troviamo in prossimità di uno che ci vuole sparare con una pistola, se ci punta la pistola contro, cominciare ad agitarsi, urlare, minacciarlo di chiamare la polizia, non è proprio l'idea del secolo. Comunque fatto sta che il marito a quel punto si dà, cioè come dire, cerca di darsi, ma Donato gli sparerà alla schiena. Soprattutto perché Donato, quando cerchi di fregarlo, Donato si incazza. E noi lo sappiamo che quando cerchi di fregarlo, Donato si incazza. Infatti ha sparato quando lei ha detto chiamo la polizia, ti minaccio, chiamo la polizia. E ha sparato quando ha visto che il marito cercava di scappare. Lui si incazza sempre quando cercano di fregarlo. Che poi dico, cioè per forza cercano di fregarlo, stanno semplicemente cercando di salvarsi la vita. Quindi, vabbè. Tra l'altro hanno trovato il cadavere del marito, del signor Solari, con il portafoglio in mano perché voleva dargli la mancia a sto postino. Comunque alla fine Donato era talmente felice di aver fatto questo omicidio che si dimentica di rubare. Si dimentica di rubare, non prende niente, cioè lui era andato lì per rubare. Quindi ha ucciso questa gente sostanzialmente perché voleva rubargli le ricchezze. E poi niente, alla fine non gliele ruba. Cioè, capite che anche quando lui dice il movente erano i soldi, io volevo ucciderli per i soldi, ma poi alla fine si dimentica di prendere sui soldi. Cioè vuol dire proprio che lui non voleva i soldi, lui gode nell'uccidere. E non se ne rende neanche conto lui. Ma passiamo al prossimo omicidio. Il 25 gennaio del 1998. È passato un po' di tempo. Si vede che in questo momento Donato stava facendosi un po' di domande. Sono passati tre mesi senza... Aspettate, cioè, sì, tre mesi senza omicidi. Ed è incredibile che sia passato così tanto tempo, perché gli altri omicidi li farà tutti a distanza di pochi giorni. Quindi chissà cosa è successo in quei tre mesi. Non c'è stato data spiegazione in questo. Lo date il Lord. Questa volta è il turno di un altro metronotte, Gian Giorgio Canu. Gian Giorgio, lui aveva, scusate ma io godo troppo nel dire il nome Gian Giorgio, e quindi ne approfitterò e ne abuserò in modo estremo, sappiatelo. Donato però non uccide questo metronotte così, a cas di cane, perché così. Lui ucciderà questo metronotte perché... fuck the police, cioè sostanzialmente perché lui odiava le forze dell'ordine, gli stavano sul cazzo le forze dell'ordine, perché che ti credi di essere a star lì a fare il metronotte, no vaffanculo. In particolare il metronotte, probabilmente perché cioè non ce l'aveva coi carabinieri, polizia eccetera, ce l'aveva coi metronotte, gli stavano proprio sul cazzo i metronotte, e questo succede prima di Lorena. Praticamente Donato si ferma lì nella zona dove sta il cabinotto del metronotte e comincia a studiare i suoi movimenti e comincia a studiare i suoi giri di ispezione, no? Capisce anche dove vive questo metronotte e quindi si fa le chiavi del portone ed entra in casa sua. Ora, quando gli dicono, perché lui lo dice durante la sua confessione, io vi sto riportando le sue parole durante la confessione, quando gli chiedono, sì ma cosa vuol dire, cioè ti fai le chiavi? E lui risponderà, per me questo è un gioco da ragazzi. Quindi, cioè lui poteva avere le chiavi di qualunque appartamento se gli faceva le chiavi così. Come cazzo è possibile? È incredibile. È entrato in casa di questo Gian Giorgio.
praticamente Gian Giorgio sta scendendo da casa sua quando lui entra, cioè entra dal portone e Gian Giorgio sta scendendo. Il problema è che Gian Giorgio è in ascensore e sta scendendo dall'ascensore, quindi Donato si mette davanti all'ascensore così. Quando Gian Giorgio arriva al piano terra e l'ascensore si apre, lui gli spara direttamente in faccia, quindi proprio non ha avuto neanche il tempo di accorgersene, poraccio. Gli ruba il portafoglio quindi c'è, cioè, insomma un omicidio così per prendere un portafoglio. Infatti quando lui lascerà questa confessione gli chiederanno: sì, ok, ma perché proprio quel metronotte lì? Perché l'hai ammazzato? E lui dirà: ma sai, una volta io avevo fatto un furto in un appartamento e non avevo ammazzato nessuno. Allora, avevo solo rubato. Solo che quando sono uscito, praticamente un metronotte mi ha ferito di striscio, con un colpo di pistola mi ha preso di striscio. E io questa cosa non me la sono più dimenticata, quindi io li odio. Io li odio i metronotte. Vabbè, quindi hai voluto fare questo per odio verso i metronotte. Boh, sì, può darsi, Può essere che fuori. Così sembra cascato dal pero. Sembra veramente che, boh, la pistola ha sparato mentre era nella mia mano a 17 persone. Ma il motivo, se proprio te lo devo dire, ci devo pensare. Infatti, alla fine dell'interrogatorio si concluderà con lui che dice: ci devo pensare. Adesso mi verrà in mente la risposta, però datemi un po' di tempo che ci devo pensare. Madonna, veramente, veramente. Ma andiamo avanti. Il 20 marzo, anche qui è passato un po' di tempo effettivamente, altri 2 mesi. Il 20 marzo colpirà un cambiavalute. Colpirà un cambiavalute a Ventimiglia. Ah, è per quello che... No, scusate raga, passa un po' di tempo ma poi torniamo indietro nel tempo, perché adesso vi sto facendo gli omicidi. Dopo passeremo agli omicidi delle prostitute, che invece li ho messi tutti insieme. Vabbè, io vi do le date, però viaggiamo nel tempo. Sappiate che ha fatto fuori 17 persone in 6 mesi, questo è l'importante. Comunque, 20 marzo del 98 è la volta di questo cambiavalute di Ventimiglia, a Ventimiglia. Ovvero, c'era questo cambiavalute nel suo cabinotto, nel suo negozio, dentro c'era il blindato, perché funzionavano così i cambiavalute, adesso non so bene, sono ancora così. E praticamente lui si mette davanti a questo negozio di cambiavalute, Donato, e studia un pochino la situazione, studia i movimenti. Tra l'altro dice che davanti c'era un parchetto a mezzaluna, quindi lui si era messo lì nel parchetto per spiare dentro il negozio i suoi movimenti. Praticamente capisce che il luogo dove ci stanno i sordi è un luogo blindato, dove praticamente lui non sarebbe riuscito a entrare, diciamo, facendosi la chiave come faceva lui di solito. Quindi era molto difficile per Donato potersi, come dire, entrare nel blindato, anche se avesse fatto fuori il metronotte, perché quello rimane chiuso. Quindi, però si rende conto che il metronotte, il cambiavalute lascia aperta la porta del blindato quando va a buttare la spazzatura. E quindi aspetta che questo vada a buttare la spazzatura, tra l'altro se aspettano me, aspettano un po', che vada a buttare la spazzatura, e in una di queste occasioni lo segue e praticamente riesce a entrare con lui dentro il cabinotto. A questo punto gli fa aprire la cassaforte e riesce a rubare un sacco di soldi, ruba 45 milioni, quindi capite che comunque lui non è che navigasse nell'oro, ma quando aveva dei debiti li pagava sempre, perché li prendeva così i soldi con cui pagare i debiti, no? Solo che fin qui sembrava che potesse andare tutto bene, sembrava che lui potesse scappare con la rifurtiva e basta. Però, non so, lui era guardato il cambiavalute, gli è sembrato che non fosse tanto convinto. Mi ha detto: ma mi è sembrato che stesse per reagire male. Quindi, boh, mi sono un attimo spaventato che potesse fare qualcosa, gli ho sparato. Boh, mi sembrava che fosse preso male, no? Ti credo, cioè, nel senso, te pensavi veramente che stava lì tranquillo? Adesso io non lo so. Comunque a questo punto Donato comincia anche a vantarsi. Io vi sto raccontando le cose anche nell'ordine in cui lui le ha confessate. Lui a questo punto comincia a vantarsi del fatto che non era stato mai beccato,
perché lui ha sempre fatto tutto da solo. Lui è un one man show, ha sempre fatto tutto da solo. È un uomo che si arrangia, che non ha mai avuto dei complici, solo la sua Mercedes. Ma la Mercedes non ti frega, la Mercedes non ti tradisce, la Mercedes è sempre con te, se, anche se ci fai degli omicidi sopra. Quindi, tra l'altro ho ancora dimenticato la macchina. Sono io quella infedele nei confronti della mia macchina che l'ho abbandonata e dimenticata, ma vabbè, dopo la vado a prendere. No, domani. Vabbè, fatto sta. Comunque, lui questa cosa che dice i miei segreti sono sempre rimasti al sicuro e non mi hanno mai beccato perché non mi sono mai affidato agli altri. Cioè, questo dice anche molto di lui. Cioè, la gente a lui dà solo fastidio. Erano persone che l'avrebbero fregato. Zavorra, gli unici amici che aveva, hanno cercato di fregarlo. Quindi capite che aveva questa convinzione che erano tutti lì pronti per fregarlo. Comunque, adesso invece vi faccio l'excursus. Quindi andiamo un pochino indietro, torniamo un attimo indietro, torniamo al 9 marzo e vi parlo invece degli omicidi delle prostitute. Va bene, allora siamo al 9 marzo del 1998 e lui comincerà col suo curriculum di uccisioni di prostitute. La prima sarà Stella Truia. E tra l'altro io non volevo ridere, però fai la prostituta e ti chiami Truia. No, Buga, no, smettila, sono troppe ore che sta, non riesco più a non... Non fare l'immatura, esatto. Ecco. Devo essere come un avocado. Maturo al punto giusto. Poi dopo diventa troppo marcio, fa schifo. Mi dissocio. Non importa, vabbè, oh, senti, me l'ha cavato, me l'ha tolto dalla bocca, non posso mica... Taglia, Tavosso, questa parte, taglia, rifacciamola, ok? Rifacciamola per i ricaricamenti su YouTube, taglia. Rifacciamola. La prima vittima è una prostituta tale Stella Truia. Prostituta che tra l'altro lui già conosceva e aveva con lei dei rapporti a casa sua, quindi diciamo che era una prostituta fidanzatina, una cosa così, una prostituta con un rapporto duraturo, ecco. Però quella notte in particolare qualcosa gli frulla nella testa, perché quella notte la preleva come al solito e la porta presso Genova Foce. Io non so bene dove sia Genova Foce, adesso se voi conoscete la zona del genovese sicuramente avrete anche in mente più o meno dove sto localizzando le cose. Praticamente questa ragazza poi la porterà a Congoleto, in un luogo non lontano da casa dei suoi genitori. Tra l'altro lui si era già studiato questa cosa, questa zona dove portarci la tip e tutto il resto. E qui avranno il loro amplesso, avranno finalmente fa l'amore, Donato fa anche l'amore e avrà questo amplesso insieme a Stella dentro la sua fedelissima Mercedes. Dopo questa notte d'amore, gli dice di scendere, dice a questa ragazza di scendere, lei scende nuda e le dice: Stella, guarda il mare. Lei, nuda, in una visione tra l'altro super poetica questa, in cui si gira e guarda il mare, lui al posto di essere una persona romantica come tutte che magari apprezza quel momento poetico con una ragazza, no, lui prende la pistola e gli spara in testa, da dietro. Cioè, nel senso, questa qui era anche una che si fidava di lui perché era un cliente abituale. Lei semplicemente si gira verso il mare perché lui gli dice guarda il mare e lui da dietro gli spara in testa. Come cazzo? Infatti qui gli dicono... Come cazzo ti è venuto in mente? E lui dice che non lo sa. Lui non lo sa, ma forse è stato per l'etnia, forse perché erano straniere. Poi non mi so dare un'altra spiegazione. C'hanno quello in comune, erano straniere. Però non... Boh. Perfetto. Mi piace anche la consapevolezza del perché fai le cose, Donato. Comunque, lui prenderà anche i vestiti di questa ragazza, che giustamente è morta nuda, quindi lui aveva i vestiti. E questi vestiti li butterà proprio nella spazzatura così. Cioè, della serie, ho fatto questa cosa, poi chi se ne frega.
Il 18 marzo invece sarà la volta di Ludmila Zuskova, anche lei prostituta straniera, prelevata nel rettilineo di Albing con una offerta di 1 milione di euro, di lire per un giro, no? Tra l'altro lui offriva queste cifre molto alte che non avrebbe mai dato, per poi accalappiarsi queste donne, no? Quindi la fa caricare, la carica sulla Mercedes, la porta dietro un ospedale in una zona che aveva già perlustrato prima. Quindi raga, cioè erano premeditati questi omicidi, per cui è anche assurdo che lui dica non lo so. Erano premeditati, cioè non lo so, mi sta bene nel momento in cui tu hai un trigger, hai un atto di follia e nell'impeto uccidi qualcuno. Allora mi dico, guarda, non lo so, mi è preso il matto, ok. Ma tu hai, studi le vittime, studi il luogo dove portarle, fai la ricognizione prima di portargliele. Ehi, cioè, insomma, comunque anche qui lui parcheggerà in modo da bloccare la portiera del passeggero in modo tale che lei non possa scendere. Però lei non era come Lorena, purtroppo non era sgaggiata, non ha capito subito l'antifona, tant'è che lei insomma cerca di avere un rapporto con lui, ma lui dice no no, resta vestita, non ti spogliare, fammi un servizio orale. Spogliare, fammi un servizio orale. La fa uscire dalla macchina a questo punto. E anche lei dice, esci dalla macchina, girati, fai qualche passo. Quindi lei boh, diceva, boh, vabbè, perché mi fa uscire dalla macchina, mi vorrà fare tipo fare, non lo so, un giretto. Io mi immagino che lei non pensava assolutamente di essere in pericolo. La fa girare di spalle, le fa fare qualche passo, poi come sempre tira fuori la pistola e le spara in testa, da dietro. Questo vi dimostra ancora una volta che lui aveva proprio paura del dolore, lui aveva paura di vedere le persone morire e di vederle sanguinare, di vedere, perché lui l'ha detto sempre, mi fa schifo il sangue perché ho paura del dolore, mi impressiona. Quindi anche il fatto che lui le sparasse da dietro alla testa era proprio per non vedere negli occhi, no, il dolore e la paura, cioè era l'antisadico, non era sadico lui. Infatti non si capisce perché facesse questi omicidi, vi giuro. Di nuovo un cambiavalute a questo punto. Ah, poi ovviamente qui ci sarà anche insomma, nel mezzo, no, ci sarà anche l'omicidio, il tentato omicidio di Lorena, che avviene appunto il 24 marzo, che è la storia che vi ho raccontato inizio live, no? Cioè lei, prostituta transessuale, che però riesce a sopravvivere all'aggressione per miracolo, dopo un tafferuglio assurdo, una storia incredibile, ma riuscirà comunque a sopravvivere e a testimoniare. E queste sono le prostitute. Torna a far fuori un altro cambiavalute, tale Enzo Gorni. È un cambiavalute che lui trova a Latte di Ventimiglia, che a quanto pare è una località, Latte di Ventimiglia. Anche qui studia la vittima, studia i suoi spostamenti, quindi cerca di capire il cambiavalute, insomma il cabinotto blindato, quanto sia accessibile o meno, molto simile alla storia, all'altra storia. Qui lui cerca di fare amicizia con Enzo, cerca di prendere la sua fiducia e poi quando Enzo entra nel cabinotto lo segue sostanzialmente, fa amicizia, cioè fanno due chiacchiere, no? Quindi però vede che dentro, insomma, dentro il negozio c'è anche un'altra signora che è sua moglie. E a questo punto però si ferma, perché c'è questa signora, quindi non vuole fare casino con la signora presente. Boh, beh, sta migliorando Donato, si vede che la prima moglie che aveva ammazzato l'aveva stato sentire in colpa, quindi a questo punto dici ci pensi. Però dice, avrà rinunciato? No, lui a quel punto se la cava con, ah no, volevo fare una domanda sul cambio del franco, no, sul franco, il cambio con la lira, si inventa una cazzata e se ne va. Ma tornerà la sera stessa, perché questa volta non c'è più la moglie e quindi finalmente può fare quello che deve fare, no? Torna la sera, quindi trova il cambiavalute da solo e tra l'altro era appena uscito dal cabinotto per fare le pulizie fuori. A quel punto Donato bussa, perché ormai lo riconosce, si fa aprire, gli apre il negozio che in quel momento era chiuso perché aveva finito l'attività e stava facendo le pulizie. Entra nel negozio e gli punta la pistola. E di nuovo,
portami alla cassaforte. E quindi lui lo porta alla cassaforte. Però cosa succede qui? Succede una cosa brutta per Donato, perché in quella cassaforte purtroppo c'erano pochi soldi. Quindi Donato si incassa e dice: oh, perché qui ci sono pochi soldi? Cos'è, sei un cambiavalute e poi c'hai pochi soldi nella cassaforte? Beh, qua te mi vuoi fregare. E torniamo al gente che vuole fregare Donato. Quindi dice: guarda che io lo so che te ne nascondi degli altri, qua ci sono dei soldi nascosti da qualche parte, adesso mi dici dov'è, perché sennò io t'ammazzo. A quel punto il cambiavalute cede e lo accompagna dietro il bancone dove ci sono dei cassetti dove ci sono gli altri soldi. Male. Male, perché qui abbiamo la certezza che ha cercato di fregare Donato davvero. Quindi, tra l'altro farà l'ennesima cosa di tentativo di fregare Donato, perché mentre Donato prende i soldi così, che fa cassa di soldi, il cambiavalute fa per prendere la pistola, perché hanno anche una pistola lì dentro dove per potersi proteggere da queste rapine. Tira fuori la pistola, solo che Donato lo vede in tempo e gli spara prima che possa tirarla fuori. Tra l'altro qui con immensa rabbia gli scarica e gli scarica tutto il caricatore addosso, cioè proprio gli spara tutti i colpi che c'aveva, pa pa pa, perché era incassato nero. Raga, quando cercate di fregare Donato è finita, dovete dargli sempre ragione a Donato, se no vi porta al Signore, al creatore. Il 29 marzo è il turno di un'altra, invece, prostituta, tale Tessie Adodo, che è una prostituta nigeriana. Tra l'altro, di questa sappiamo ben poco, della dinamica dell'omicidio, perché lui non se la ricorderà. Perché ci sono delle vittime che non... Boh, non si vede che non lo hanno emozionato, non se lo ricorda, vabbè, non lo so. E infatti non ne parla, lo mettono nella lista, non ne parla molto di questo omicidio. Però sarà molto importante in realtà per le indagini, perché questo caso svolterà, nel senso che finalmente i RIS di Parma, facendo un'analisi con gli studi balistici, capiscono che tutte queste morti sono accomunate dalla stessa arma. Alleluia! Tra l'altro molto spesso quando qualcuno lavorando nelle forze dell'ordine avvale l'ipotesi che potremmo essere davanti a un serial killer, di solito viene bullizzato dai colleghi, perché l'idea del serial killer sembra qualcosa che sia puramente legato ai film, alle serie crime o ai romanzi gialli, che nella realtà non esistano, non so come dire. Quindi anche quando i primi inquirenti cominciavano a dire guarda che qua forse è un serial, gli ridevano in faccia i colleghi, perché è una figura così mitica che non ci volevano credere. La pallotta l'ho spuntata by Donato. A parte gli scherzi, c'è un film che si chiama A pallottolate, no, una pallottola, comunque con le pallottole sempre, che parla proprio di Donato. Comunque, finalmente si rendono conto che hanno a che fare con un serial killer. Alleluia! C'hanno l'identikit di Lorena, che ha fatto Lorena. C'hanno l'arma del delitto e c'hanno la Mercedes. A questo punto... ce l'hanno in pugno, no? Cioè, hanno anche il nome. Lo prenderanno e saranno finiti gli omicidi. No. Ah, no. Perché praticamente alle indagini prende parte un giovane poliziotto. Questo giovane poliziotto, che non aveva tanta esperienza, si era gasato e quindi quando i giornali sono andati a chiedergli delle informazioni sul caso del killer, lui a un certo punto comunque ha fatto trapelare ai media delle informazioni che dovevano rimanere segrete. E quindi che cosa fa? Dirà della Mercedes, dirà dell'identikit, addirittura lo fa uscire questo identikit, lo rendono pubblico. E Donato, che segue i giornali giustamente, dice: qua mi stanno prendendo. E quindi a questo punto cambia completamente sia vittime che modus operandi. Smette di usare la macchina e comincia a muoversi con i mezzi. Ma non dei mezzi qualsiasi, dei mezzi di trasporto, i treni, gli piacciono i treni, in particolare gli piacciono gli intercity. Tra l'altro adesso
vedremo che fino adesso le sue vittime donne erano, diciamo, a parte che gli omicidi fatti in casa non erano mai stati attribuiti a lui, poi lo dirà in seguito che erano i suoi. Ma fino adesso le indagini si sono concentrate sulle prostitute. Quindi hanno capito che c'era un serial killer di prostitute. Quindi, come dire. Non è che si stavano impegnando più di tanto. Però adesso Donato farà delle vittime che non erano prostitute, ma erano donne normali. E allora qui la polizia comincia a muoversi. Raga, vi giuro che questa cosa qui, delle persone persone uccise e ammazzate che valgono di più di altre persone uccise e ammazzate, mi fa cagare. Mi fa veramente cagare. Comunque, come al solito ci si attiva solo, no? Quando muoiono persone di serie A, no? Bene, il 12 aprile infatti morirà una persona di serie A. In questo particolare giorno, in pieno giorno, Donato sale sull'Intercity Genova-Venezia e vede una donna nello scompartimento in prima classe, una donna che attira la sua attenzione. Questa donna si chiama Elisabetta Zoppetti. Ed è un'infermiera all'Istituto Tumori di Milano, quindi non stiamo parlando di una prostituta, stiamo parlando di una lavoratrice infermiera, quindi una di noi, no? Non la conosceva ovviamente, però a un certo punto mentre la guarda, questa qui prende la borsa e va in bagno, nell'Intercity. Voi sapete che i bagni dell'Intercity, anche dei regionali sono ancora fatti così. Da fuori possono essere aperti con una chiave tripla. Lui si era portato dietro una chiave tripla. E viene da dire: ma Donato, aspetta un attimo, ma ci avevi già in mente di fare sta roba? E lui dice: sì, io non sapevo bene come chi, però sono salito sul treno volendo uccidere qualcuno. Poi come e chi non lo so, ma secondo me invece pensava anche già al bagno, perché cosa andava in giro con una chiave tripla? Cioè adesso io non lo so, ditemi voi se voi andate mai in giro con una chiave tripla. Allora, aveva questa cazzo di chiave tripla per aprire il bagno, quindi segue lei in bagno e apre il bagno, cioè tra l'altro voglio dire trauma perché te sei lì che cazzo stai cercando di pisciare senza appoggiarti alla tazza, quindi stai lì in squat tipo così, no? Per cercare di non toccare la tazza col culo che sennò ti vengono tutte le malattie venere del mondo. In più c'è il treno che scossa così e quindi tu cerchi un attimo qualche appiglio che non sia troppo sporco, che stai lì. Che di pisciare. Poi cazzo, arriva uno che ti apre anche la porta e ti punta una pistola in faccia, dice: ma vabbè, allora, cioè, le volete tutte allora, cioè, cosa devo dire? Comunque lui a quel punto entra e la donna urla, giustamente, perché chiaramente questo entra, punta la pistola, questa comincia a urlare. Ma lui, prima di spararle, praticamente, siccome era troppo vicino e quindi probabilmente avrebbe visto il sangue e il sangue avrebbe potuto spruzzare su di lui e che schifo, perché che schifo il sangue per Donato. Donato cosa fa? Prende la giacca che la signora aveva appeso al lato del bagno, insomma, lì sulla parete del bagno. Prende questa giacca, gliela mette sulla testa e a quel punto le spara, perché così non deve vedere il sangue. Donato! Veramente. A questo punto lui farà anche un'altra cagata. Cioè, le prende la borsa e la rimette nello scompartimento dove era seduta lei. Però poi pensa: cazzo, non ho il biglietto. Quindi tira fuori di nuovo la borsa, le ruba dal portafoglio il biglietto e lascia lì tutti i soldi. Un signore, proprio un signore. Perché non aveva il biglietto? Quindi, giusto, ho preso il biglietto. Così almeno aveva uno scopo questo omicidio in qualche modo, no? Perché lui non se lo sa proprio dire, perché cioè, è del mestiere questo. Sì, cioè, è del mestiere, ma gli fa schifo il sangue, quindi fa così. Un colpo di pistola in treno lo senti? Ma in realtà, se tu senti un colpo di pistola, non devi pensare che sia un colpo così incredibilmente forte. Abbiamo visto che la pistolata, nel caso di Vannini, non l'aveva sentita nessuno. La pistolata che è arrivata in testa a Marta Russo non l'ha sentita nessuno. Cioè, i colpi di pistola tante volte somigliano a un suono di libri che cade a terra improvvisamente. Cioè, tu senti proprio.
E dici, boh, sarà un colpo di pistola? Ma allora sarà caduto qualcosa. Sarà un pezzo di ferro che ha sbattuto contro una rotaia. Sarà caduto qualcosa sulle rotaie. Cioè, non vai a pensare è un colpo di pistola, capito? Non è un suono universalmente riconoscibile come tale, capito? Poi all'epoca, esatto, i treni facevano un botto di casino. E in treno, infatti, non si sente un cazzo. Quindi, fa rumore come un petardino una pistola. Sì, esatto, come un petardino. Quindi immaginatevi pure su un treno, non è che si sentisse tantissimo. Comunque lui praticamente dopo si accomoda lì nello scompartimento dove c'era la signora. E poi scende a Voghera molto tranquillamente alla prima fermata, così scende l'Intercity. Lui in tutto questo è rimasto lì sul treno, nello stesso scompartimento dove c'era la signora. E nessuno è andato in bagno a controllare, nessuno ha trovato il cadavere, quindi lui stava anche lì, come dire. Vi leggo un passaggio della sua confessione in cui parlerà di questo omicidio del treno. Dice: sono salito sul treno con l'intenzione di uccidere. La vittima doveva essere una donna, anche se non l'ho toccata dal punto di vista sessuale. Perché se tu pensi donna è uguale toccare sessuale. La vittima doveva essere una donna, anche se non l'ho toccata dal punto di vista sessuale. Faceva parte del programma che è scattato in me dopo i delitti parenti Centanaro. Capito? Lui parla dei primi omicidi che fa, che li fa con uno scopo preciso, che è la vendetta. Cioè, te non mi freghi i soldi, tu non mi freghi alla bisca, visto che io sono sempre stato onesto, e lì possiamo anche capirla la motivazione, no? Però dice, ne parla proprio così, il programma che è scattato in me dopo i delitti parenti Centanaro. Quindi, maturati nel mondo delle scommesse e delle bische clandestine, ma non so dire di più. Allora, cioè, qua continua sempre a parlare dell'unico motivo che sa. L'unico motivo che sa è quello che lo ha spinto a uccidere i suoi amici biscazzieri che stavano cercando di fregarlo, no? Col gioco d'azzardo, con le partite. Lui, tutte le volte che gli si chiede perché ha ucciso questa gente, cioè perché ha ucciso le prostitute, i metronotte, i cambiavalute e tutto il resto. Lui continua a dire che o era per soldi, ma poi si dimenticava anche di prendere i soldi, oppure era perché era partito il programma dopo il delitto, dopo il primo delitto era partito un programma. Però continua a dire che quelli lo avevano fregato, perché quelli lo avevano fregato. Sì, ho capito, ma quanti ne devi ammazzare perché quelli ti avevano fregato? Cioè, non lo sa neanche lui. Cioè, alla fine viene fuori che veramente non lo sa neanche lui. Ci sarà un'altra ennesima prostituta di cui lui non parlerà in confessione, che si chiama Cristina Vallal. Ed è anche un'altra prostituta, anche questa lui non è che ci sofferma più di Unofficial. tanto. Si chiama Cristina Vallal. So che sembra Valhalla, ma è Vallal. Valhal. Cazzo, sembra Valhalla, effettivamente. Però è scritto Vallal, cioè come la valle, ma con al alla fine. Questa purtroppo non abbiamo tante info su questo omicidio, ma abbiamo info sull'omicidio, l'altro omicidio che farà sul treno. E qui purtroppo perderà la vita Rubino. Perché il 18 aprile del 1998 c'è una signora che si chiama Rubino di cognome, Maria Angela Rubino, che non, spero che non sia parente di Rubino, se no Purina, Purino anche lui. Comunque Purina lo stesso, anche se non è parente di Rubino, adesso non era questo l'importante, era così un gioco di parole che dopo tante ore poi diventa difficile. Comunque Mariangela Rubino era sul treno Genova Ventimiglia. Donato sale a Sanremo e vede Mariangela che a un certo punto prende sulla borsa e va in bagno, come l'altra. Lui a questo punto la segue, apre la porta con la chiave tripla. Tanto, raga, abbiamo imparato che se vogliamo aprire la porta di qualcuno che è in bagno in treno, ci basta andare in giro con la chiave tripla. Potete fare degli scherzoni. Vi basta una chiave tripla. Praticamente, quindi lui di nuovo la segue, la apre, lei urla e di nuovo lui le mette la giacca in testa e poi le spara perché sennò che schifo usciva il sangue. Questa volta però Donato fa qualcosa di mai fatto prima. Ovvero, Donato si masturba nel bagno con questa donna, cioè su insomma, il cadavere era lì.
E lui dirà anche, un dettaglio quanto raccapricciante, lui dirà anche che quando ha finito si è pulito sulla spalla di lei. Che schifo. Sì, era l'ultima cosa che gli rimaneva da fare, perché alla fine non aveva mai avuto degli atti, come dire, dei desideri sessuali legati agli omicidi. Quindi diciamo che qui c'è un'evoluzione in questo serial, cioè molto probabilmente se non fosse stato preso stava sviluppando sì una dipendenza dall'omicidio e probabilmente dall'adrenalina che generava uccidere le persone e questo, però stava cominciando anche ad avere delle pulsioncine sessualine e quindi è possibile che se lui fosse andato avanti a uccidere avrebbe portato avanti anche il movente sessuale. Beh, visto che ci sei, non ti fai anche una pugnetta, hai capito? Dopo questo, non contento, arriveremo finalmente all'ultima vittima. Il 20 aprile del 1998, l'ultima vittima. Bene, l'ultima vittima di Donato sarà il benzinaio di Armitage. E questa avventura col benzinaio, anche questa molto adrenalinica. Il 20 aprile appunto del 98 lui si recherà nell'area di servizio Conioli Sud sull'autostrada Genova Ventimiglia, che ripeto sempre per chi è della zona magari si emoziona, io non so bene che zone siano queste. Comunque arriva con la Mercedes e si ferma dal benzinaio e chiede dell'olio al benzinaio, ma era una scusa in realtà per entrare nel cabinotto con lui. A questo punto, una volta entrati nel cabinotto, gli punta la pistola per derubarlo e ruba l'incasso, prende su 1.000.000 lire, quindi oh, dato anche bene stavolta l'incasso. Solo che in quel momento, zan zan zan, in quel momento arriva un cliente, arriva un'altra macchina che ha bisogno di fare benzina. Bene, allora a un certo punto però arriva questo qua, mentre gli sta puntando la pistola e prende l'incasso e tutto, arriva sto cliente che doveva proprio venire uno a rompere le uova nel paniere. Quindi Donato a quel punto tira giù la pistola dal benzinaio e gli dice act normally, cioè fai le cose come niente fosse, fai finta di niente, servi il cliente e poi insomma ricominciamo da dove abbiamo lasciato. Ecco, ovviamente il benzinaio però non obbedisce del tutto a Donato e qua torniamo al hai cercato di fregare Donato? Hai davvero cercato di fregare Donato? Perché praticamente il benzinaio, una volta che servirà il cliente, comincerà a sussurrargli qualcosa e Donato si accorge che il benzinaio sta dicendo qualcosa a questo cliente. Quindi a quel punto aspetta che il cliente se ne vada e gli scarica tutto il caricatore addosso a questo benzinaio, lo ammazza completamente. E quando gli dicono lo ammazza completamente, proprio si vede che sono, quante ore sono, 9 ore che sto parlando di omicidi, lo ammazza completamente, mica un po', non è che lo ammazza al 30%, lo ammazza completamente e gli spara insomma tutto sto caricatore addosso. Quando gli dicono ma tutta questa rabbia come mai, e lui dirà ero molto arrabbiato per il suo comportamento. Ha fatto il cattivo, il benzinaio, ha cercato di salvarsi il culo, no? Quindi, no, lui quando si incassa di brutto non ti fa l'headshot. Lui quando si incassa di brutto ti scarica proprio il caricatore addosso. Quindi do coia coia, l'importante è che ti spara proprio tutto addosso. Comunque, diciamo che siamo arrivati finalmente al momento dell'arresto, perché dopo questo omicidio insomma i testimoni erano cominciati a diventare tanti, le piste si stavano unendo e incredibilmente la polizia dice cazzo, ma quindi l'omicidio, il killer dei treni è lo stesso killer delle prostitute, che è lo stesso killer del metronotte, che è lo stesso killer di cambiavalute, che e quindi lo arresteranno. E tra l'altro quando gli fanno l'interrogatorio, lui confesserà molti più omicidi di quelli che gli avevano attribuito, cioè lui tirerà fuori anche l'omicidio dei primi tuoi due amici che non erano mai stati attribuiti a lui, come quello dei parenti, della famiglia Solari, che anche quello non era stato attribuito a lui, insomma vengono fuori qualche omicidio in più rispetto a quello che avevano scoperto loro. Fatto sta che tra l'altro insomma non erano contenti dei dati della Mercedes, non contenti del
dell'identikit fornito da Mariangela. Lo fanno addirittura riconoscere da Lorena dentro. Avete presente quando mettono tutti in fila l'assassino sospettato e altri che gli somigliano e fanno scegliere, no, al testimone chi è quello che hai visto, no? Quindi Lorena lo punta subito. Non contenti, fanno anche l'esame del DNA trovato sulla spalla della povera Rubino. E insomma, era donato, dai, adesso neanche ci possiamo girare troppo intorno. Ecco. Quindi il 6 maggio del 98 i carabinieri lo arrestano all'uscita dell'ospedale San Martino di Genova. Tra l'altro lui non oppone nessunissima resistenza. Una delle cose che notiamo di Donato è che molto probabilmente voleva essere arrestato, voleva essere scoperto, perché infatti non opporrà nessuna resistenza e sarà quasi lui ad aiutare gli inquirenti a capire che cazzo moglie preso, perché farà innanzitutto una confessione spontanea di tutti i suoi omicidi, però si tiene la chicca per il finale. Cioè, diciamo che all'inizio della sua confessione diceva: ah, allora, ho ammazzato questo, 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 quell'altro, no? Ce ne sono altri tre, però questi ancora non ve li dico, dai, ve li dico la prossima volta. Donato, dai, dicelo tutti, adesso ormai che ci sei. No, no, aspettiamo di parlare anche col magistrato, che qua siamo due gatti. No, no, io ho bisogno di più pubblico, più pubblico. Vi dico questo, vi tenete questo, poi domani, se c'è anche il magistrato, magari dico anche gli altri. Sono Quindi faceva, come dire, faceva della suspense. Lui cercava di spipolare tutte le sue storie, tutti i suoi omicidi, e le raccontava con anche una grande passione, in realtà, sì, tutto nella... Ma questo nella prossima puntata, capito? Fiero, 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 fiero. No, no, Willy, che dici? No, assolutamente. Sì, faceva lo showman, ma perché qua proprio narci fino al midollo. E insomma, alla fine della fiera se la caverà con 13 ergastoli. Questi 13 ergastoli che però non sono mai arrivati, insomma, a compimento. Uno perché, insomma... avere quei 390 anni a disposizione non è da tutti, però dici uno ci prova. E poi perché purtroppo è arrivato il Covid, che a dicembre, 17 dicembre se lo è, portato via piccolo Angelo. Quindi niente, Donato ormai è andato. Ora, abbiamo visto che Donato è molto sensibile alle umiliazioni, e questa cosa a lui è la cosa che lo sensibilizza di più, cioè è la cosa che proprio lo triggera, no? E abbiamo appunto visto che la cosa che più triggerava Donato erano le umiliazioni, cerco di fregarti, e in generale chi cercava di essere più furbino di lui. Questo è effettivamente riscontrabile anche nella sua infanzia, perché è stato cresciuto dicendogli che era uno che non valeva un cazzo, è stato deriso perché si pisciava a letto, è stato deriso per il suo micropene in continuazione. Capiamo anche, diciamo, più o meno dalla sua storia, che lui non ha mai avuto realmente una compagna, cioè ha sempre avuto della... sempre stato con le prostitute, che sono state poi anche le sue principali vittime, no? Quindi sicuramente aveva un senso di inferiorità, un senso di... Sapete, già chi ha un pene, diciamo, normale si fa 50.000 pippe, perché giustamente i peni si usano così. Però sapete che comunque il pene shaming è uno dei crucci maggiori, no, per il maschio. Quindi immaginatevi, insomma, uno che nell'epoca poi del macho, perché tra l'altro suo padre era un macho, così, nell'epoca del machismo in cui l'uomo deve essere uomo, in cui lui c'aveva il micropene, ma perché aveva proprio una malattia, aveva una, come si chiama, una artrosi del pene. No, non era l'artrosi, era l'artrosi al pene, adesso è anche un po' difficile. Aveva l'artrofia, ecco, aveva l'artrofia del pene. Non so come rimangono gli artrofici di pene, ma immagino che sia micropenia. Sì.
Ma guardate che lui avesse fatto o meno l'ingrandimento del pene, non è questo, cioè non dovete pensare che lui prendeva fuori la pistola pensando che quello era il suo vero pene e lo stava usando contro le persone, cosa che sicuramente Freud avrebbe detto, perché se c'era Freud ai tempi guardava Donato e diceva guarda quello che tirai fuori è il tuo pene e volevi spararlo in faccia alle persone, per quello gli sparavi in faccia. No, io credo che sia una delle tante cose inconsce, cioè se non fosse stato il pene sarebbe stata un'altra cosa, perché era, come dire, non si fidava di nessuno Donato, e infatti questa cosa che lui non allaccia mai delle vere e proprie relazioni dice molto di lui. Un'altra delle cose per cui lui se la tira di più è il non aver mai avuto complici, il non aver mai dato fiducia a nessuno, quindi cioè, questo ci indica proprio che Donato non ha fiducia nell'umanità, non ha fiducia negli altri, ed è incredibilmente solo, che lui è una cosa che porta avanti come un vanto, ma secondo me dentro di sé nutre il terrore nei confronti degli altri, cioè come se gli altri fossero tutti lì pronti per fregarlo, per umiliarlo e per fargli del male. Aveva anche questo desiderio di rivalsa sociale, peraltro, essendo che ha sempre avuto appunto delle difficoltà a creare dei rapporti, lui cercava in qualche modo di essere visto. Cioè, si dice, hanno detto anche nelle perizie psichiatriche di lui, che lui voleva essere guardato, lui voleva essere riconosciuto per qualcosa, esatto, voleva essere un vero uomo con le H, lui voleva che qualcuno lo considerasse temibile, innanzitutto, e vabbè, questo diciamo che l'ha anche ottenuto, che lo considerasse un vero uomo, che lo considerasse degno di un pene, no, della sua misura, sostanzialmente. E quindi anche il riscattarsi in questo modo socialmente, cioè non me ne sbatte un cazzo e faccio fuori chi mi pare, perché tanto i motivi sono anche futili, e vabbè. Cioè, era proprio un modo anche per, proprio antisociale, cioè, non disprezzo verso la società, ma anche voleva essere riconosciuto in qualche modo. Se non poteva essere riconosciuto in modo positivo, tanto valeva essere riconosciuto in modo negativo. L'importante era essere importante, ecco. Altra cosa, questo è un serial killer organizzato o disorganizzato? Non vi sto a spiegare la differenza, tanto lo sapete. Organizzato vuol dire che si organizza, che non lascia tracce. Disorganizzato, adesso la grande, grandi linee. Disorganizzato è uno che fa un po' le cose a cazzo di cane, no? E, qui siamo in una categoria. Vedete che vi state. Uno dice organizzato, disorganizzato. Tutte e due, esattamente, tutte e due. Perché è organizzato. Nel senso che lui prima studia la vittima, studia i suoi movimenti, no? Avete visto con i metronotte che si fa addirittura la chiave per entrargli in casa, cerca di studiare gli spostamenti dei cambiavalute per entrare nel cabinotto mentre loro escono, per vedere quali sono le loro abitudini, gli spostamenti e tutto il resto, studia i luoghi dove porterà le prostitute per poi ucciderle, quindi ha organizzato tutto sostanzialmente, e questo è più parte di una premeditazione. Dove c'è una premeditazione c'è anche un'organizzazione, però è disorganizzato perché per esempio le vittime non le sceglie, cioè lui dice voglio ammazzare qualcuno lì, in quel modo lì, poi chiunque è, cioè non è questo che fa un po' della disorganizzazione. Altra cosa, lui è strano perché all'inizio si dà delle motivazioni da solo per uccidere le persone, cioè per esempio quando uccide il cambiavalute la motivazione che si dà da solo, cioè lo scopo che ha, sono i soldi, cioè rubare i soldi che sono dentro il cambiavalute. E il problema è che poi lui uccide ma i soldi non li prende. Tante volte succede che lui, per esempio, quando va dai Solari, no, nella casa Solari, per derubare loro che sono degli orafi, hanno tantissimi soldi, hanno gioielleria e tutto il resto, lui andrà lì con lo scopo di rubare, andrà lì per prendere i soldi di queste famose, ricche, facoltose persone, però li uccide e poi non li prende. Non li prende perché qui, vedete che è una scusa?
quella di uccidere per i soldi. Lui in realtà voleva uccidere, solo che non lo sapeva nemmeno lui. E non sapeva neanche perché. Lui era incazzato col mondo, sostanzialmente. Era incazzato con tutti quelli che lo hanno sempre preso per il culo, che non lo hanno mai rispettato, che non gli hanno mai, non lo hanno fatto mai sentire un uomo. E quindi sostanzialmente si dà dei, come dire, dei motivi, ma poi non li persegue, come appunto quello dei soldi. Altra cosa molto particolare, perché lui aveva il terrore del sangue, lui gli faceva schifo il sangue, gli faceva senso. Quindi non uccideva mai in modo sanguinoso, sadico, perché aveva paura. E quindi è stranissima sta cosa, è un modo tutto, tutto suo, è unico Donato. Un'organizzazione che lascia spazio all'improvvisazione. È un killer che vuole esprimere una vena artistica di improvvisazione momentanea. Pianifica la sua improvvisazione per fare in modo che avvenga. Niente, sto sparando cazzate. No, guarda che non è vero, Nullion, c'hai ragione. Cioè, lui metteva appunto dell'improvvisazione in quello che faceva, perché diceva che si sentiva, secondo me, si sentiva talmente sborone, talmente bravo a fare le cose. Abbiamo finito il tempo! Guarda, abbiamo finito il tempo in maniera perfetta. Adesso vi finisco il discorso e vi dico. Sì, perché lui secondo me si sentiva talmente sborone, si sentiva talmente superiore a qualunque cosa, che era superiore anche al suo stesso, alla sua stessa organizzazione. Quindi tanto vale andare lì e fare un po' a cazzo di cane.